ti ho mai chiesto che cosa può significare celebrare il 150° anniversario dell'Unità d'Italia? Può significare, ad esempio, andare a recuperare cimeli, luoghi o anche delle strutture che per molti versi potrebbero risultare dimenticate nel nostro paese. Da delle targhe, a delle statue, a dei luoghi, a delle case, perché no, anche a dei libri o delle opere che giacciono da qualche parte che non possono essere fruite. Ecco, si tratta di recuperare un patrimonio che è parte della storia del nostro paese. Non si tratta di dire ha ragione questo piuttosto che ha ragione quell'altro, ma si tratta di non disperdere una parte fondamentale della nostra realtà, una realtà che è culturale, che è storica, che è anche, perché no, paesaggistica. Ebbene, celebrare i 150 anni dell'Unità d'Italia non significa arrivare a fare l'epopea piuttosto che l'esaltazione di questo o quell'altro personaggio storico, significa magari anche di discutere su quelle che sono le vicende che si sono svolte nei nostri territori, ma dal mio punto di vista essere capaci di recuperare qualche cosa che potrebbe sparire con l'incuria che ahimè è tipica di questo nostro tempo, ecco, recuperare questo qualcosa potrebbe essere un segnale lungimirante e, perché no, anche un investimento interessante per i nostri territori. Spero che anche gli amici della Lega capiscano questo e abbandonino un po' di quell'ideologia che ahimè caratterizza un po' troppo il loro agire politico.